Visitazione della Beata Vergine Maria. Gioiamo nel Signore con la Vergine. Il Vangelo ci immerge nell'incontro di due donne che si abbracciano e riempiono tutto di felicità e di lode. Esulta di gioia il bambino ed Elisabetta benedice la cugina per la sua fede. Maria canta le meraviglie che il Signore ha realizzato nella sua umile serva con il grande inno di speranza per coloro che non possono più cantare perché hanno perso la voce. Maria cammina da Nazareth alla casa di Zaccaria ed Elisabetta. È il primo dei viaggi di Maria che la scrittura racconta, il primo di molti. Andrà da Galilea a Betlemme, dove nascerà Gesù, fuggirà in Egitto per salvare il bambino da Erode, si recherà ancora a Gerusalemme ogni anno per la Pasqua, fino all'ultima in cui seguirà il figlio sul Calvario. Questi viaggi hanno una caratteristica, non sono stati mai cammini facili, hanno richiesto coraggio e pazienza. Ci dicono che la Madonna conosce le salite, conosce le nostre salite, c'è sorella nel cammino, esperta nel faticare, sa come prenderci per mano nelle asperità quando ci troviamo davanti ai tormenti più ripidi della vita, ai tornanti più ripidi della vita. Come buona madre, Maria sa che l'amore si fa strada nelle piccole cose quotidiane. Maria incontra Elisabetta, già avanti negli anni, ma è lei l'anziana a parlare di futuro, a profetizzare colmata di Spirito Santo. La chiama beata perché ha creduto, anticipando l'ultima beatitudine dei Vangeli. Beato chi crede. Ecco, la giovane va incontro all'anziana cercando le radici e l'anziana rinasce e profetizza sulla giovane dandole futuro. Così giovani e anziani si incontrano, si abbracciano e sono capaci di risvegliare ognuno il meglio dell'altro. È il miracolo suscitato dalla cultura dell'incontro, dove nessuno è scartato né etichettato, al contrario, dove tutti sono ricercati perché necessari per far trasparire il volto del Signore. Maria che cammina incontro a Elisabetta ci ricorda dove Dio ha voluto dimorare e vivere, in mezzo al suo popolo. Lì abita, lì vive, lì ci aspetta. Sentiamo rivolto a noi l'invito del profeta a non temere, a non lasciarsi cadere le braccia, perché il Signore nostro Dio è in mezzo a noi, è un Salvatore potente, è in mezzo al suo popolo. Questo è il segreto del cristiano. Dio è in mezzo a noi come un Salvatore potente. Questa caratteristica, come fu per Maria, ci permette di cantare ed esultare di gioia. Maria gioisce, gioisce perché è la portatrice del Dio con noi. Essere cristiani è gioia dello Spirito Santo. Ecco il segreto della gioia. Maria, piccola e umile, comincia dalla grandezza di Dio e nonostante i suoi problemi, che non erano pochi, sta nella gioia, perché in tutto si fida del Signore. Papa Francesco, omelia del 31 maggio 2019. A lode di Dio.